Vi ringrazio di questo invito. Mi scuso perché nell'intervista parlavo di cose che non conoscevo, quindi speravo che rimanessero così nella rete, si perdessero nella rete, quindi dove sta la public history lo decidete voi. Io così ho suggestioni, ma anche le cose che dico oggi sono un po' rapsodiche perché sono stato costretto a pensarci, visto che mi è stato proposto questo incarico di presidente del CDA dell'istituzione musei, di una cosa abbastanza complessa, perché fa riferimento innanzitutto a musei civici, non a musei privati, e poi fa riferimento a musei, da una parte, che possono essere definiti musei virgola storici o che hanno della storia, si va dall'archeologico al medievale, al museo della musica, passando attraverso tutto, fino ad arrivare invece al Museo d'Arte Contemporanea Mambo, che è un discorso un po' diverso rispetto agli altri. Ma ecco, io credo che sul museo sia interessante capire, gli storici ci dicono, questa principessa Ennigaldi, che sembra che sia nel 530 avanti Cristo figlia di questo ultimo re neobabilonese Nabonidus, sia la prima, e quindi non a caso, se è una donna mi sembra interessante, che abbia raccolto in un unico palazzo le testimonianze dei tempi passati, classificate una ad una per illustrare lo sviluppo storico del territorio. Quindi già in questo periodo ha messo assieme le due variabili sulle quali voi avete proposto, il tempo e lo spazio. Il tempo quindi in verticale rispetto a quello che era lo spazio di questi reperti, che ovviamente questo spazio era uno spazio che definiva l'identità, in questo caso del suo regno, del regno di cui era principessa, ma che è un elemento forte che rimane nei musei e soprattutto nei musei, direi nei musei civici. Perché successivamente la storia delle collezioni private, la storia poi dei grandi musei, musei capitolini, quindi musei vaticani, musei come Aldrovandi con intenti enciclopedici, quindi proprio avevano un intento di carattere pedagogico e enciclopedico meravigliosi, poi ad un certo punto, nella metà del XVIII secolo, nascono i musei pubblici, i quali cominciano a pensare che la necessità di conservare, quindi di tutelare, di catalogare, si accompagni a quella di esporre e sostanzialmente a quella di comunicare il patrimonio a pubblico ampio. Questa non a caso è stata la motivazione, ricordiamoci, delle requisizioni che sono state fatte quando Napoleone è arrivato anche a Bologna. Quindi quando Napoleone è arrivato a Bologna ha requisito materiali che ha portato a Parigi, ma perché in questa maniera lui ha detto: io democratizzo questi oggetti, perché il Louvre, dice, è il primo museo democratico in cui tutti possono venire, e quindi ha fatto questo portare questi oggetti a Parigi. C'è stata questa grande festa quando sono arrivati questi oggetti, perché lui diceva che qua erano oggetti che non potevano essere fruiti dal pubblico, e quindi era qualche cosa contro il concetto di democrazia della rivoluzione. Non a caso successivamente lo stesso papato ha cominciato a discutere se gli oggetti che avevano un valore pubblico, sia privati che pubblici, dovessero essere considerati come dei beni culturali da mettere a disposizione. Quindi diciamo che questo bel dibattito che è nato in quel periodo, in quel frangente, è un dibattito che ha interessato e che sta interessando di molto i musei. Partendo dal presupposto che la maggioranza di quelli che operano all'interno dei musei sono entrati nei musei come conservatori,
Quindi entrare come conservatori significa che quello che io privilegio sono le tue competenze di carattere tecnico, teorico, eccetera, per poter mantenere questi manufatti, raccontarli, lavorarci sopra, eccetera, ma li devi mantenere. Il problema fondamentale è che se li mantieni per mantenerli e fai quello che un tempo si diceva l'accademico, quando si pensava che l'accademico fosse uno che facesse soltanto questo per se stesso e per quattro referee. Quindi, invece adesso il problema si sposta. Il problema si sposta da un lato, è quello che diceva Roberto, che è assolutamente importante, il discorso della patrimonializzazione, perché è tutto il processo sul quale devi legittimare ciò che viene e può essere non soltanto conservato, ma deve essere poi promosso. E dall'altra tutto il problema della promozione e il problema della comunicazione di quello che hai, perché se questo non lo fai, un museo civico perde il senso proprio, perde il senso di essere tale. Ecco, e non è semplice. Ed è vero che ogni oggetto ha molte possibilità di essere letto, di lettura, e questo curiosamente lo facciamo anche perché quando nei nostri musei facciamo questi quarti d'ora in cui i curatori in un quarto d'ora raccontano un oggetto, poi mandiamo le persone a casa perché dopo un quarto d'ora si sono già stressati per i racconti che vengono fatti. Tanto l'attenzione poi dopo i 20 minuti diminuisce, ma ecco, il problema quindi a questo punto diventa riuscire a tentare, se possibile, di non fermarci al racconto della storia di quell'oggetto come oggetto unicamente rappresentante il passato, e quindi il più delle volte che muove un sentimento di nostalgia. Per dirla, il sentimento di nostalgia a noi come CDA non interessa, anzi bisogna non fare questo. Bisognerebbe invece riuscire a fare un racconto di quello che i musei propongono parlando del futuro e quindi riuscire a far capire alle persone che i musei raccontano il futuro parlando del passato. Per quanto riguarda i musei della nostra città, che nelle collezioni permanenti hanno abbondanti materiali di quella che è la nostra identità, di quella che è la nostra storia, oltre ad avere materiali anche di altre, e quindi di un discorso di civiltà più vario, ecco che l'ipotesi sulla quale ci stiamo muovendo e ci stiamo confrontando anche con i curatori da verificare è che se noi guardiamo la storia di questo territorio, ci sembra di poter ipotizzare che lo sviluppo del nostro territorio si è fermato quando lo sviluppo e l'innovazione tecnologica si è accompagnata all'innovazione sociale. Cioè un elemento identitario di questo territorio, se noi andiamo a vedere, è quando l'innovazione tecnologica si è sviluppata assieme, ovvero l'innovazione tecnologica aveva bisogno dell'innovazione sociale per potersi sviluppare ulteriormente. E quindi, lavorando su questo e mettendo i nostri curatori a lavorare su questo aspetto, ecco che allora entrare in un museo, per quanto riguarda uno delle varie tipologie di destinatari, che sono ovviamente i residenti, questo può non interessare i turisti, è raccontare il fatto che questo territorio è un territorio il quale si è sviluppato quando questi due aspetti sono andati avanti di pari passo, e questo è possibile analizzarlo partendo da quella che sono gli aspetti della storia che
che fanno riferimento al museo archeologico, al museo medievale, ovviamente al museo del patrimonio industriale. E quindi il museo e le storie che si possono fare su questo museo sono storie le quali ci dicono che l'identità di questo territorio è l'identità di un territorio che anche domani si può sviluppare se continua a sviluppare l'innovazione tecnologica insieme all'innovazione sociale. Cioè, questo è un tentativo così abbastanza interessante e esplorativo, però che potrebbe dare una chiave per individuare ciò che nei musei è presente come un qualche cosa che ti dice che cosa può essere il futuro di questo territorio. Quindi che questo territorio, se abbandona questo rapporto tra innovazione tecnologica e innovazione sociale, avrà dei momenti di difficoltà come ha avuto durante la propria storia, quando questi aspetti non si sono realizzati, non sono stati portati avanti. Quindi questo è un aspetto diciamo interessante, perché mette alla prova i nostri curatori, i nostri ricercatori, sulla verifica di questo, fino a che punto è un discorso che si può fare e fino a che punto possa essere una modalità attraverso la quale individuare tutte le possibili letture. Perché di tutte le possibili letture ci sono, come si dice, le letture che da un punto di vista del privilegio rispetto a tutte le altre letture. E quindi quali proponiamo? Questo è un aspetto interessante. Se poi, ecco, questo discorso, come si diceva precedentemente, a livello della definizione della storia e della narrazione, porta avanti dei momenti di carattere inclusivo e quindi fatto insieme a. Per fare questo è chiaro che il problema che si pone, che si sta ponendo a livello di musei, è un problema di professionalità. Cioè, virgolette, mediatori culturali, c'è anche un corso all'Accademia di mediatori culturali, ci sono tutti questi corsi dati, e su cui vorremmo impegnarci. Adesso probabilmente abbiamo il fondo PON che viene destinato a questo, e quindi abbiamo una possibilità di riuscire a ipotizzare delle figure professionali, che però vorremmo che fossero figure professionali che, una volta finito questo corso, venissero assunte dal museo. Cioè i musei, l'istituzione musei, devono a questo punto fare esattamente quello che hanno dovuto fare le biblioteche. Quando vent'anni fa ero assessore alla cultura e c'era il problema della sala borsa, che cosa fare della sala borsa, la cosa che ho fatto è, ho fatto fare una ricerca alla Agnoli e gli ho detto che diavolo c'è nel mondo, e mi ha dato alcuni esempi nel mondo, e degli esempi nel mondo quello che abbiamo preso è il fatto che in alcune parti del mondo, San Francisco in particolare, le biblioteche erano degli spazi pubblici, quindi tu dovevi conoscere il codice di UI, tutto quello che vuoi, però erano degli spazi pubblici. E quindi l'ipotesi che Sala Borsa fosse una piazza coperta l'abbiamo definita in quel preciso momento, ma sapendo bene che prendere quella decisione significava scardinare le competenze di chi la doveva gestire. Perché è chiaro che gestire 5.000 persone che ti entrano per le motivazioni più diverse, o come avviene adesso negli Stati Uniti, che vengono perché tu faccia il curriculum, perché tu gli traduca le cose, nessuno viene per prendere un libro, non ce n'è più uno. E cos'è la stessa cosa i musei? La stessa cosa i musei, questo ci pone proprio un problema di quelle che sono le professioni e come queste, e si integrano col discorso anche di quello che si fa all'università, di come riusciamo a fare questo. E questo credo che sia importante. Musei da un lato, ma dall'altro, come avete detto, che la cosa a mio avviso più importante è che questi percorsi sono i percorsi della città.
Adesso finalmente abbiamo digitalizzato tutte le targhe che troviamo sulle città, su tutta la città, nelle varie strade, e quindi di ciascuno si sa chi è. E quindi c'è questa cosa meravigliosa, che io penso, le guardo, le leggo molto, questa cosa meravigliosa che noi possiamo offrire a chi sta in questa città la possibilità, attraverso le targhe pubbliche che ci sono, un discorso anche da questo punto di vista, che con la mia vecchia concezione è un discorso storico, perché quelli che ci sono persone alle quali, di cui curiosamente uno può andare a vedere, voglio dire, chi è, e quindi ci si possono inventare anche da questo punto di vista dei percorsi i più fantasiosi e i più fantastici, e riesco così a muovermi all'interno di questo spazio definendo altre variabili, e quindi posso inventarmi quelle che sono le tipologie, stiamo già definendo delle tipologie, e quindi a seconda delle tipologie io ho i percorsi. Quindi c'è la tipologia, tutto il periodo in cui i partigiani, i pittori, gli artisti, gli scienziati, ecco. Questo è un altro aspetto interessante, che le nostre città hanno tutto questo, che riesce a farti riflettere. E soprattutto quello che io vedo è che interessa anche i più giovani tutto questo. Cioè abbiamo proprio giovani quali si muovono a livello della definizione di questi percorsi. Poi ovviamente, lo sappiamo benissimo, io conosco, molti di questi fanno di questo una professione, ovviamente tutto in nero, però come si racconta la città, le varie possibilità di raccontarla sono una modalità che viene offerta al di là di quelle che sono le modalità di guide tradizionali. E io ho sentito alcune situazioni di racconti meravigliosi, probabilmente, voglio dire, hanno fatto corsi di storia, hanno fatto corsi di questo tipo, perché riescono, voglio dire, a cambiare il modo di, e quindi a cambiare il modo di rapportarti alla città. Ecco, tutte queste possibilità ci sono, tenendo conto di una cosa anche nella fantasia che si può mettere, che quando con Bottega Finzioni ci siamo visti, perché volevamo fare questo discorso su Francesco Griffo da Bologna, e quindi sulla storia di questo personaggio non noto, eccetera, siamo visti con Umberto Eco, e quando loro dicevano ma di Griffo si hanno dei grandi buchi. Ecco, quello che Umberto diceva e che gli ha detto è: più ci sono buchi, più ci sono spazi per la narrazione. Però per fare quella narrazione dovete studiare tantissimo, perché se volete fare una narrazione storica deve essere credibile, e quindi quello che gli fate dire è quello che avrebbe potuto dire in quel momento, poi siete voi che decidete che cosa dice, però è quello, altrimenti fate della fantasia. Ecco, io credo che quello che si possa fare, non dico che questo è la public history, ma quello che si può fare è lavorare col massimo, voglio dire, della creatività, facendo la proposta di racconti che siano credibili. Se così si riesce a fare, a mio avviso riusciamo a interessare molti, a fare uscire i musei da loro stessi. Purtroppo i nostri sono delle fortezze, quindi felice chi oggi dice ti faccio un museo, perché decidi che qua c'è il bookstore, qua c'è il ristorante, qua c'è lo spazio, è tutto di vetro, poi sì, c'ho la collezione permanente attorno, ma a quel punto è facile lavorare. Per noi è più difficile, i nostri universitari e i nostri civici sono musei i quali hanno dei palazzi che non sono stati costruiti per questo, ma da questo punto di vista la sfida è molto bella.